Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ragazzi, mamma mia, più passano i giorni e più scopriamo cose inerenti questo finale di season, ragazzi. È incredibile quante risorse, quanto materiale il mio gruppo di leakers mi sta proponendo in questi giorni. Devo addirittura, ragazzi, fare una cernita. No, una cernia, una cernita, devo fare una selezione di quello che vorrei mostrarvi rispetto a tutto quello che mi mandano. Quindi, ragazzi, ovviamente io oggi vi parlo del cubo e vi faccio vedere delle immagini, ragazzi, che vi fanno accapponare i peli delle ascelle. Sì, ragazzi, perché oltre ad avere delle immagini interessantissime che sembrano essere molto molto veritiere, abbiamo anche, ragazzi, una possibile trama per la season numero 6. È una trama molto interessante che gira su Reddit in questi giorni e che sembra arrivare direttamente da fonti ufficiali interne di Epic Games. Non sappiamo come abbiano fatto a trapelare queste informazioni, questo penso non lo sappiano neanche i miei leakers, a meno che non li pagano di prepotenza, ma ragazzi, abbiamo delle cose interessantissime. Come sappiamo, ragazzi, il cubo continua a muoversi prepotentemente. Anzi, vi faccio subito vedere la prima immagine, ragazzi. Siete pronti? Vi tengo, ragazzi. Ditemi a che cosa vi state tenendo, perché questo è forte, ragazzi. Pronti? 3, 2 e mezzo, 1. Askandargal! No! No, Xuder! No, i codici, ci avevi risparmiato per tanti giorni coi codici e sono tornati. Sì. Sono tornati i codici, ragazzi, perché questo cubo che vedete è interessantissimo. È, ragazzi, preso direttamente dal gioco e va a riprendere tutti i movimenti del cubo nelle sue parti essenziali. Come vedete, ragazzi, Event Flag, che è il nome proprio, vuol dire evento in poche parole, Cube, si muove to one e mette giù la runa, bla 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 bla, move to seven, quindi metterà giù poi la settima runa, e attenzione, ragazzi, guardate qua, move to lake, ragazzi, arriverà al lago. Ne abbiamo già anticipato, lo avevamo solo pensato. Intanto, ragazzi, ci sono lama che vengono fuori come funghi dopo che ha piovuto. Voglio vedere un attimo, dovrebbero vedersi delle immagini mentre apri il lama, delle mini rune. Aspetta un attimo solo. Porca, si vedono le mini rune mentre si apre il lama, ragazzi. Vi stavo dicendo, ragazzi, voglio aprire il lama nel lago perché dovrebbe esserci qualcosa di interessante, forse in quelli dentro il lago. Move to Loot Lake, poi ci sarà uno Start Moving, poi, ragazzi, ci sarà un Lighting, che vuol dire brillerà di luce propria. La penultima parla solo del lake, del lago, e l'ultima, ragazzi, Turn On, il cubo si attiverà, ragazzi. Quindi ne succederanno ancora delle belle per quello che riguarda. Devo vedere se si apre un attimo con le mini rune. Secondo me c'erano delle mini rune, ragazzi. Secondo me fatemi vedere, lo andremo a vedere dopo. Quindi, ragazzi, sappiamo, godiamoci un attimino questa passeggiata nel lago in parco giochi, perché, ragazzi, Loot Lake, che è nella sua meravigliosità, lo stiamo vedendo proprio adesso. Sappiamo, ragazzi, che probabilmente non ci sarà più. Voglio, ragazzi, farvi vedere un'immagine incredibile che è stata recuperata. Attenzione, ragazzi, perché fa veramente paura. Vi rimetto l'immagine di prima e qua vi dovete veramente tenere, ragazzi, anche al vostro animale domestico se ce lo avete. 3, 2, 1. L'Urghul! Guarda! Questa fa paura, raga. Questa fa paura.
Questa non so neanche dove cacchio l'abbiano recuperata, ragazzi, ma data la pessima qualità mi sembra assolutamente vera. Secondo me è questo, ragazzi, è lo screen fatto con un cellulare da parte di qualcuno che lavorava dentro mentre stavano testando il cubo, ragazzi. Questa è allucinante, è l'immagine del cubo che esplode, ragazzi, perché sembra proprio che il cubo esploderà facendo un disastro, ragazzi. Vi ricordate tutto quello che abbiamo detto? Ragnarok, l'apocalisse, le rune che vanno a dire cambiamenti, modifiche, insomma, ragazzi, allucinante. Addirittura l'immagine del cubo che esplode. Qua veramente applausi, applausi al gruppo di leakers che trova roba incredibile, ragazzi. GG per loro, GG per loro. E come se non bastasse, ragazzi, voglio farvi vedere l'ultima immagine prima di parlarvi della storia che sembra essere trapelata della season numero 6, addirittura numero 7. Attenzione, ragazzi, Sgaal, guarda qui il lago, ragazzi, è completamente sparito, è completamente sparito, e al suo posto, ragazzi, c'è il vulcano che fa delle crepe dividendo praticamente in quattro la mappa. Incredibile. E ragazzi, guardate qui, sembra addirittura che succeda quello che avevano predetto. Magari la parte di mappa che si modificherà per quello che riguarda i vichinghi, le montagnole maledette, no, forse non le prende, dai vichinghi fino a tutto il bosco per poi arrivare al limite delle montagnole maledette, ragazzi, intanto mettiamolo così che sembra molto più tutto nel ghiaccio, ragazzi, tutto nel ghiaccio. Incredibile, ragazzi, incredibile. Un'altra immagine meravigliosa per quello che riguarda la possibile nuova mappa della nuova season. E ragazzi, è trapelato anche quello che sto per dirvi. Vi leggo traducendolo in tempo reale dall'inglese all'italiano. Qua dicono: Loot Lake sarà assorbito dall'esplosione, quindi parlano già di esplosione, e quella che abbiamo visto prima del cubo era un'esplosione. E il buco nero, perché io ho anche delle cose da dirvi di un buco nero, ne parliamo più avanti, che sarebbe il portale per la parte oscura del mondo, sarà esattamente al centro, quindi potrebbe anche non esserci un vulcano ma un buco nero, secondo questa teoria. Durante la season numero 6 le forze, gli alleati, se vogliamo chiamarli in questo modo, creeranno una città futuristica intorno a quest'area che sto facendo adesso io con in mezzo al lago che non ci sarà più. Quindi, ragazzi, sarebbe una city enorme. Guardate che questo lago, ragazzi, è enorme rispetto, cioè occupa parecchia parte della mappa, ci può contenere tranquillamente una mega città, ragazzi. Ci saranno, sembrerebbe, dei cristalli. Se voi ricordate, ragazzi, c'è il backpack che non abbiamo ancora visto, che però potrebbe non essere un backpack ma un cristallo, che parla appunto di un portale oscuro. Ci saranno i portali come i cristalli che daranno la possibilità di accedere alla parte oscura del mondo. I cristalli che praticamente verranno generati dall'esplosione del cubo, un po' come le pietre salterine quando vennero generate dall'impatto della meteora a magazzini, potranno essere utilizzati appunto come vi ho appena detto. Se tu utilizzerai questo portale, sembra che la skin, cioè del loot, ah, è il lama, sembra che la skin diventi automaticamente dark, in poche parole diventi malvagia, e ti porterà per un piccolo periodo di tempo nella parte oscura del mondo, ma non si potranno utilizzare le armi nella parte oscura del mondo. Qual è la funzionalità della parte oscura del mondo? Sembra, ragazzi, che chi va nella parte oscura si può muovere senza essere visto dai giocatori che non sono nella parte oscura. Ma
anche lui non vedrà i giocatori della parte del mondo normale. Stessa cosa, i giocatori del mondo normale non vedranno i giocatori che sono nella parte oscura, ma neanche i giocatori nella parte oscura, appunto, potranno vederli. Credo che servirà per muoversi, appunto, senza farsi vedere in questa area di mappa, appunto, in mezzo al lago. Sembra che ci siano, ragazzi, anche delle nuove city già dette, già annunciate per quello che riguarda il Loot Lake, che si chiameranno il ristorante Mascots, il campeggio, il luogo turistico e la città futuristica, ma ancora non sappiamo più di così. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto un botto, a me è piaciuto tantissimo farlo. Vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, ma mi raccomando, andate a vedere il video di questa mattina, perché c'è un contest creato da Instant Gaming solo per me, per regalare a voi un qualsiasi gioco per il computer. Andate a dargli un'occhiata che vi spiego tutto. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!